Io sono Bruno Maida, sono ricercatore di storia contemporanea all'Università di Torino e sono sul tetto della mia università. È l'unico modo, secondo noi, in questo momento, dopo mesi e mesi di protesta, per rendere visibile la nostra intenzione di fermare una legge che riteniamo totalmente iniqua. È una riforma a costo zero in un paese dove abbiamo l'università più sottofinanziata d'Europa, dove sono gli stipendi più bassi d'Europa, dove c'è il numero di studenti più alto per professore d'Europa. C'è un ovvio legame tra quello che sta succedendo all'università e quello che sta succedendo con i tagli alla cultura, allo spettacolo. Sembra che sia lo stesso tipo di lotta, cioè l'idea di difendere una società, un modello di società in cui la cultura ha ancora senso, non è completamente assoggettata a elementi di profitto. Va contro il bene pubblico, va contro l'interesse pubblico, perché toglie il diritto allo studio prima di tutto, perché indebolisce la ricerca, perché diminuisce la democraticità all'interno dell'università. Ci siamo però chiesti, oltre a firmare i documenti, scendere nelle manifestazioni con i ricercatori e gli studenti, cosa potevamo fare noi come autori cinematografici e specificamente come 100 autori torinesi. Sapete, 100 autori dell'Associazione Nazionale che ha guidato l'occupazione del Festival di Roma. Qua c'è una sezione abbastanza arrabbiata anche qua. E abbiamo pensato di intervenire appunto sullo specifico nostro, quindi dietro questa telecamera c'è la Mole Antonelliana, dove viene proiettato live praticamente quello che sta succedendo sul tetto. Ci sono anche immagini delle manifestazioni ed è una cosa che vede tutta la città, devo dire che da un punto di vista anche strettamente spettacolare, scenografico, è straordinario, cioè anche bello da vedere. Bisogna trovare soluzioni di profondo rinnovamento, ma non sono quelle proposte dal governo. Sono soluzioni appunto che vanno nella direzione di una maggiore democrazia interna, di partecipazione di tutte le componenti che vivono e lavorano nell'università. È una soluzione che va verso un finanziamento straordinario dell'università. Noi abbiamo tra i ricercatori migliori d'Europa che però non possono fare ricerca e per farla devono andare negli altri paesi. Questa terza notte, domani mattina scenderemo perché crediamo innanzitutto di aver avuto una vittoria, perché la legge è stata rinviata martedì, perché è chiaro che c'è un problema grosso politico che non è stato risolto, perché ancora tutta la partita è aperta. Da lunedì faremo altri gesti, altre proteste in questa città come ci saranno nelle altre città, fino all'ultimo minuto in cui questa riforma si discuterà. Saranno, per così dire, nuove sorprese all'interno della città, sempre nell'ambito di una condivisione il più possibile ampia con i torinesi e, come nelle altre città, con gli cittadini che sentono l'urgenza di questo problema, che non è un problema dei ricercatori o dei studenti, ma è un problema nazionale.